E allora ben ritrovati amici, ma soprattutto amiche appassionati di moto e non solo, tutti voi che siete davanti ai nostri teleschermi, a quelli di Sport Division, benvenuti, ben ritrovati. Siamo in una location importante, Faenza, capitale quest'oggi del motocross italiano. Stiamo per iniziare con la prima prova del campionato italiano, anzi hanno già iniziato perché questa mattina si sono già disputate due manche per i migliori, uno della classe MX1, l'altra per la classe MX2, ed ora pronti a tornare in pista con i piloti della classe MX2 per la loro seconda gara. Un programma di gare cambiato per quel che riguarda la disputa, due giorni si torna a gareggiare su due giorni e poi la novità del manche trofeo supercampione, quindi una rivoluzione per quel che riguarda il programma di gare, ma una rivoluzione che è già stata promossa dagli addetti ai lavori, dai piloti, da tanti appassionati giunti qua a Faenza per seguire questa apertura di campionato. È proprio Faenza, con le immagini che vediamo, la bellissima città, non borgo, ma un borgo medievale stupendo da visitare, una città che è vicina al mondo del motociclismo, una pista storica questa del Monte Coralli che ha ospitato più di 10 appuntamenti mondiali, l'ultimo si è disputato nel 2012 con tra l'altro una grandissima festa, perché a dominare e a vincere il campionato mondiale proprio in quell'occasione è stato il nostro grandissimo portacolori Antonio Cairoli. Una bellissima città, una terra ricca di vigneti, di frutta e di quant'altro, ed eccolo, welcome al Monte Coralli Circuit e benvenuti a tutti voi, perché tra poco inizierà una bella diretta con le due manche che seguiremo, poi una pausa, un paddock live show per sentire prima della pausa i protagonisti di questa giornata, e poi torneremo con la novità di quest'anno che ho già preannunciato, vale a dire la manche del trofeo supercampione. Una gara molto tirata quella che si è disputata questa mattina, due gare molto tirate sia della MX2 che della MX1, 40 piloti qualificati, i migliori sui oltre 206 presenti, erano 90, ma siamo già subito alla linea di box da Denso Tempestini. Grazie Giancarlo, siamo con Michele Cervellin che parte dalla tabella rossa che significa vittoria del campionato dell'anno scorso perché è la prima prova, quindi che cosa pensi di poter fare in questo campionato? Beh, la vittoria dell'anno scorso è già dimenticata, adesso pensiamo a questo campionato. Ho avuto un problema quest'inverno, una clavicola, adesso ho appena ricominciato sabato scorso in moto, sono stato operato e diciamo cerco di portare a casa più punti possibili pensando al campionato e cercando di stare sulla moto anche in vista dell'Europeo il prossimo weekend ad Arco, e quello che viene viene. È venuta comunque una buona prima manche, perché abbiamo visto che la partenza non è stata eccezionale, però poi ha preso un bel ritmo, si è riuscito a recuperare fino al quinto posto. Sì, sono contento, come ho detto, quello che il risultato non importa, basta guidar bene e poi vediamo quello che verrà. Ringrazio FM Oro, il team Martin che mi segue, mi prepara la moto benissimo, e adesso vediamo questa seconda manche, pensiamo a portare a casa un bel risultato e poi quello che viene viene. Benissimo, Andrea, che lo ringraziamo e lo lasciamo alla sua concentrazione pre-gara, a te Giancarlo per il proseguo. Sì, grazie Michele, Andrea, questo è lapsus Michele, che capita, Michele, sì, capita sempre quando ci sono due fratelli che corrono, è topico proprio l'errore, ma ci sta assolutamente, sbaglierò anch'io tantissimo sicuramente. Michele Cervellin, che ieri tra l'altro è stato l'autore della Super Pole Evo Plus, si è portato a casa il premio supplementare, è stato il più veloce in assoluto per quel che riguarda la cilindrata minore, la 250 quattro tempi, vale a dire la MX2. E allora è arrivato l'ok da parte della direzione di gara, capitanata da Dante Badiali, coadiuvato dal race director della Federazione Motociclistica Italiana, il signor Gian Domenico Baldi. Ma eccola la maglia delle Fiamme Oro, il numero 747 della Honda Martin Technology di Michele Cervellin, che va a scegliere il miglior posto. Lo segue Giovanni Bertuccelli, leader della classifica supercampione nel Supermare Cross, ma cercherà di incrementare il suo vantaggio anche in questa, accumulando punti anche nel campionato italiano, visto il bel montepremi messo in palio da FX Action, promoter dei due campionati. Una
bella auto, una fiammante Panda Fiat per chi si aggiudicherà la classifica delle combinate trofeo supercampione, che esula naturalmente dal discorso del campionato italiano. Ma eccolo Gio Bertuccelli, il pilota di Messina, che si prepara con tutti i suoi avversari. Come detto, gara 1 è stata molto bella, divertente e spettacolare, con Alessandro D'Angelo che è stato in testa per tutta la seconda parte di gara dopo aver superato il russo Ivan Baranov. È stato grande protagonista di una bellissima gara il portacolori dell'MRT Racing per quel che riguarda naturalmente la sua KTM numero 43, che lo ha visto vincere davanti a Nick Kuvenberg, grande recupero, non era partito benissimo, anzi è stato redarguito da Hiller Aldini, il suo team manager, insieme a Gabriele Rinaldi nel J-Tech, perché poi ha dovuto recuperare e ha dovuto impegnarsi non poco, però una seconda posizione che fa ben sperare il team J-Tech. Noi siamo italiani, tifiamo italiano, naturalmente vorremmo là davanti ancor più i nostri piloti, come detto Alessandro D'Angelo, Kuvenberg, Furlotti, grande gara per il pilota emiliano e grande gara per chi lo scorso anno è stato campione nell'Under 21, Simone Croci, numero 771, che penso rivedremo inquadrato perché ha ottenuto una grandissima settima posizione. Ma ci siamo, mi ha raggiunto in postazione Enzo Tempestini, che condividerà con me questa diretta per l'apertura del campionato italiano motocross classe MX2 FX Action, Motoclub Montecorralli, Federazione Motociclistica Italiana, pronti per lo spettacolo di questa prima manche con il rombo che inizia a salire, gli ultimi gesti scaramantici da parte dei piloti prima di vedere all'opera le ragazze che dopo l'esposizione, dopo il ritiro della bandiera verde, daranno gli ultimi segnali ai piloti ed inizia con il penultimo, quello dei 15 secondi al via, sale l'attenzione come sempre, il launch control è bloccato per schiacciare la forcella della moto ed evitare le impennate, pronti per vedere ora il cartello dei 5 sotto l'occhio attento del coordinatore motocross Andrea Barbieri. Ci siamo, sta per partire la seconda manche classe MX2 e subito vediamo una usquarna della MX Racing numero 211, se non vado errato, Nicolas Lapucci, non ancora centrogruppo, ma niente di importante per i piloti, si sono già rialzati e gruppo che si sta sgranando e quindi prima fase difficile della partenza superata per tutti gli indenni, vediamo subito al comando. Sì. Nicolas Lapucci, sì, allora Lapucci. Sì, confermato Lapucci con Furlotti, con Kuvenberg e poi c'è un 9, potrebbe essere Baranov, vediamo. Allora Baranov, non siamo riusciti a riconoscere il numero di gara del pilota in terza posizione, ma poi con la soggettiva più stretta e poi soprattutto con il passaggio alla conclusione del primo giro saremo più certi, sì, Furlotti poi 877, andiamo a vedere che Filippo Grigoletto, il giovane pilota dello Steel Dr. Jack, il Veneto, anche lui giovanissimo, ha provato quest'anno nella squadra Arettina. E a ridosso di Grigoletto, quindi il vincitore della prima manche che già si sta facendo vedere dopo una partenza non eccezionale, quindi cercherà di imporre il proprio ritmo. Abbiamo visto la prima manche che ha battuto il parafango posteriore degli avversari che lo precedevano e poi ha sferrato l'attacco e si è involato verso una vittoria possiamo dire anche controllata, perché non ha avuto tante difficoltà. Sì, assolutamente, ma già intanto attenzione perché Lapucci ha approfittato dell'all shot, il giovanissimo della Husqvarna MX Racing, il team diretto capitanato da Ilario Ricci ma è allenato da Max Bartolini, una vecchia volpe, ma vecchia no, assolutamente è l'aggettivo meno indicato, è un grande ex del motocross, Max Bart, che sta allenando il suo corregionale e per il momento sembra che i frutti siano positivi. Siamo ancora nel corso del primo giro, intanto problemi per Alessandro Contessi, l'elvetico di Bergamo, che riparte attardato ed eccolo il primo giro che si conclude per la Husqvarna di Nicolas Lapucci e poi andremo a vedere anche come sono messi i piloti che sono stati i protagonisti della manche precedente. Lapucci
al comando per il momento. Manche precedente che la Pucci è chiuso al decimo posto, quindi con una prestazione di vertice potrebbe già risalire la classifica, che ricordiamo comunque farà fede anche alla manche supercampione, quindi bisogna tenere in considerazione anche la terza manche. Assolutamente. Allora la Pucci con il 211, il 95 che è Furlotti, poi Kuvenberg terzo con il 644, Alessandro D'Angelo quarto, poi Baranov, Grigoletto, Simone Croci, Cristian Furlotti che anche lui ha avuto un avvio buono dopo nella prima manche invece era stato costretto al ritiro per una caduta, il numero 28, poi Bonini, poi Giovanni Bertoccelli, Terraneo, Pezzuto, Moroni e diversi nomi come quello di Michele Cervellin sono attardati, come quello di Brian Toccacelli che anche lui rientra da un infortunio, il sammarinese aveva avuto un buon avvio, poi purtroppo il fisico non ha retto perché come detto rientra da un infortunio. Stesso discorso per Filippo Grigoletto che ha saltato i primi appuntamenti degli internazionali per un problema alla mano, per cui anche per Grigoletto la tenuta non è al massimo, mentre la Pucci sembra per il momento non aver problemi. Il giovanissimo pilota aretino numero 211 dietro intanto già la battaglia con per il secondo posto, sì, Nick Kuvenberg 644 che va all'attacco di Simone Furlotti che all'inizio di stagione ci aveva un po', non ci aveva soddisfatto proprio agli internazionali. Ha avuto un inizio abbastanza difficile Simone, ma si sta riprendendo, probabilmente è stato anche un programma proprio di preparazione, quindi magari sarà il focus sulle prossime gare, però attenzione perché proprio sono delle fasi importanti di gara. Sì, quindi è passato Kuvenberg ma sembra che Simone non abbia voluto replicare, quindi evidentemente ancora qualche problemino. Una manche lunga, 20 minuti, esatto. È dura. Abbiamo visto comunque anche delle belle linee già nello splendido tracciato di Faenza che comunque metteranno a dura prova le preparazioni dei piloti che come dicevamo potrebbero essere anche focalizzate per il prossimo futuro perché inizieranno a breve i campionati continentali e quindi magari qualcuno avrà un pochino tenuto le forze da parte proprio per l'inizio della stagione quella europea. Ah, probabilmente stagione europea che per quel che riguarda la MX2, la 125 e la 150 inizierà nel prossimo weekend ad Arco di Trento, quindi ancora Furlotti probabilmente sta affinando la sua preparazione ma sarà proprio uno degli avversari, Kuvenberg, che si troverà a duellare con lui e con tanti altri piloti che abbiamo in pista quest'oggi. Però per il momento Kuvenberg se n'è andato. Il vantaggio guadagnato è veramente esiguo, però attenzione perché come dicevo prima sta prendendo il ritmo, l'abbiamo visto nella prima manche, si è accodato subito ai primi due fuggitivi e poi ha scelto bene le linee, ha fatto dei sorpassi puliti. Un rischio alla Randy Marmola stava sì, per il rischio essere di Kuvenberg che sì, però è passato si è salvato. Dicevamo D'Angelo che ha fatto una manche impeccabile praticamente controllando i suoi avversari, prendendo un ritmo adeguato, poi a metà manche in poi si è fatto valere, è andato al vertice e ha guadagnato una ottima vittoria. Adesso vedremo in questi restanti 19 minuti più due giri cosa riuscirà a fare. La gara è lunga, lo sanno bene i piloti che si stanno studiando ancora e la Pucci là davanti che se n'è andato. I tempi sul giro ce lo danno ancora 8 decimi più veloci di Kuvenberg, ben 2 secondi più veloce dell'inquadrato Furlotti, Simone Furlotti, quindi direi che la Pucci sta mettendo in pratica il lavoro di preparazione svolto quest'inverno, anche lui si è messo in evidenza nei difficilissimi internazionali d'Italia, quindi evidentemente per lui lo stato di forma è già a buon punto. Con uno sguardo ai tempi vediamo anche che Michele Cervellini ha staccato un 2.05.3 e quindi siamo sui tempi dei migliori, è risalito già fino in undicesima posizione, quindi un Michele che ha detto ancora non al 100% ma che comunque sta facendo vedere, dimostrare la sua solida velocità che ogni tanto magari esagera un po', però questa volta ha detto che sta più tranquillo, sì, cerca di prendere punti per il campionato. È mentato Massimo Sghinolfi, gli segnala la Pucci il tempo sul giro, il vantaggio nei confronti di Nick Kuvenberg. Noi tifiamo Tricolore Italia ma Kuvenberg sta andando via veloce, si volta per controllare, infatti è giro veloce, giro veloce. 2.03.1 il miglior tempo per lui in gara fino a questo momento, è riuscito ad essere comunque più veloce il nostro Nicolas. Simone Furlotti scusate sembra aver qualche difficoltà, gira 2.04, D'Angelo 2.05 così come Baranov, Davide Bonini con la Husqvarna SDM Racing che si fa vedere in sesta posizione davanti a Grigoletto, davanti a Croci, poi Cristian Furlotti, Stefano Pezzuto, altro pilota che ambisce alle posizioni di vertice, però ahi lui rientra da un infortunio, si è operato alla spalla, una clavicola fratturata,
giusto il tempo per riprendere confidenza con la moto, non più di una settimana a disposizione per salire in moto e riprendere i meccanismi per andare veloce, quindi gara difficile sicuramente, campionato che inizia in salita per Stefano Pezzuto, che sta per essere attaccato, noi lo vediamo nel monitor dei tempi, da Michele Cervellin che sta recuperando. Michele Cervellin che si sta portando dietro Moroni, Toccacelli ed il calabrese Tropepe, che stanno risalendo. Anche per loro non c'è stata una buonissima partenza, così come direi Francesco Muratori. Sì, ieri tra l'altro è andato molto bene. Esatto. È andato molto bene, la prima mancia difficile, l'abbiamo visto un pochino in difficoltà sinceramente rispetto alle prove di ieri, però adesso ci sta riprendendo, sembra che sta viaggiando su tempi migliori di quelli della prima mancia, anche se sarà difficile rientrare da una 22esima posizione che occupa al momento, perché gli altri davanti non scherzano, come non scherza veramente Michele Cervellin, che si sta riportando sotto. Sì, dicevo, ho parlato con Francesco nella pausa, ha detto mi si è bloccata la testa, non riusciva ad essere fluido, a guidare come sa fare, come ha dimostrato ieri con il miglior tempo di gruppo, e quindi qualche problema psicologico per il pilota marchigiano di Monbaroccio, che è specialista nel supercross, ma che direi, visti i risultati dei tempi di ieri, anche specialista nel cross tradizionale. Nel frattempo nuovo giro e ancora attenzione, perché inizia a darci dentro assolutamente Nick Kubenberg, che sta recuperando e non poco. In quest'ultimo passaggio ha girato a 2.02.5 contro il 2.03.9, quasi un secondo e mezzo, quindi significa che Kubenberg sta portando l'attacco. Abbiamo visto Furlotti che sta cercando di rimanere attaccato alla ruota di Kubenberg, ma purtroppo per il momento sembra allungare la distanza, quindi speriamo che Furlotti riesca a rimanere agganciato almeno visivamente. Ecco un errore proprio di Furlotti, che invece sta per subire l'attacco di D'Angelo. Questa è, l'ho detta la settimana scorsa, la legge di Murphy. D'Angelo è terzo. Come nominiamo qualcuno è la condanna dei commentatori, sembra che gliela vogliamo tirare, assolutamente no, perché assolutamente, però capita puntualmente che quando si segue un pilota, quando si dice che sta guidando bene, che puntualmente veniamo smentiti. Un occhio anche alle spalle di D'Angelo, perché col 372 anche Baranov sta risalendo e quindi potrebbe andare all'attacco di Furlotti, che magari in questo istante potrebbe sentire un pochino la pressione, il fatto di aver subito il sorpasso da parte di D'Angelo, che abbiamo visto già subito prendere dei metri, infatti le distanze si stanno accorciando. Lì nelle posizioni di rincalzo il moscovita Ivan Baranov, anche lui ormai toscano d'adozione, visto che Roe milita nella squadra di Robin Caldelli con la KTM Stills Dr. Jack. Sta attaccando il numero 95 Simone Furlotti, e poi dietro stanno arrivando con ottimi tempi sul giro, assolutamente ottimi, tutti intorno al 2.03 basso sia Bonini che Grigoletto, mentre un 2.04 altrettanto basso per Croci, che rimane in ottava posizione. Mentre attenzione, perché c'è Cervellin girano sul 2.03, anche loro un po' però alto, si però sono invertiti alle posizioni, quindi stanno recuperando. Arriva anche Brian Toccacelli, quindi ancora una gara combattuta questa della classe MX2, che continua a dare spettacolo. Chi anche ci aspettavamo fosse un po' più in avanti come posizioni è Ricky Righi, un ragazzo tanto veloce quanto sfortunato, purtroppo rientra da tanti infortuni, quello ecco, lo vediamo inquadrato in questo momento. Riccardo non ha fatto una prima manche delle sue, così lo aspettiamo su posizioni un pochino più importanti, perché lui merita molto, ragazzo veloce, molto, molto bravo, che si impegna molto, però come hai già detto tu è veramente sfortunato. Eh sì, ha avuto un passato veramente sfortunato, intanto la caduta per il numero 6 Marco Paganini, che sulla curbona che mette sul piazzale di partenza è caduto, non lo vediamo via recuperata la moto un attimo, abbiamo la fortuna anche di avere una finestra dalla nostra cabina, ma non è stato inquadrato, quindi nessun problema anche fisico, assicuriamo, visto che abbiamo messo in allarme per questa caduta, tranquillissimi, nessun problema.
E dicevamo di Ricky Righi, che viene da una bruttissima esperienza in Repubblica Ceca qualche anno fa nell'Europeo 125, dove era protagonista, una bruttissima caduta, sì, che allora, ha che eravamo, quasi, esatto, quasi messo a rischio la sua carriera. Si è ripreso, si sta riprendendo e sicuramente il fisico ce l'ha, la tecnica di guida anche, deve solamente ritrovare la fiducia e nelle sue... Eccolo, sì, Randy Mamola. Questa volta Mamola, questa volta è rimasto in piedi, però siamo stati per lo spettacolo, diciamo, sì, sì, non per la sfortuna, assolutamente. Comunque, no. Tutto a posto, tutto, vediamo il rugby. La regia qui di Luca Noce ce la propone al volo. Randy Mamola Misano con la, esatto, casiva fece, esatto, un numero simile. Lui siamo non è vicino a Misano, quindi. Esatto, siamo vicini, però fortunatamente nessun problema per Ricky, che evidentemente è il segno che stava tirando. Muratori lo segnaliamo in 20ª posizione perché ieri è stato protagonista. Chi invece ancora ha dei problemi al ginocchio che lo rallentano è il numero 71, Joachim, sì, Furbetta. Ho parlato prima con Joachim, mi ha detto che ha avuto una distorsione al ginocchio sinistro qualche settimana fa durante un allenamento, quindi non lo mette in condizioni di guidare come potrebbe, e quindi anche lui, per lui oggi una gara un pochino in difesa. Speriamo che comunque si riprenda, perché anche per lui la stagione europea inizierà domenica prossima. È una stagione europea importante per lui, per tantissimi dei ragazzi che vediamo qua. Simone Croci, lo sottolineo, sta facendo una grande gara. Il Comasco, figlio d'arte e nipote d'arte, lo zio Gianangelo è stato uno dei grandissimi dell'enduro. Il papà è stato prima un grande nel motocross e poi un grandissimo pilota nell'enduro, per cui non poteva che gareggiare anche Simone, che dopo la conquista del titolo nella scorsa stagione per la Under, ora è nella Elite e se la sta cavando bene. Nel frattempo c'è l'attacco è proprio di Simone Croci, che sta arrivando per cercare di guadagnare un'altra posizione ed andare ad occupare quella attualmente nelle mani di Pezzuto. Filippo di Pezzuto, sì, infatti Pezzuto. Stanno lottando con Grigoletto, che è qualche metro più avanti, mentre inquadrato ci è sembrato Michele sì, l'abbiamo riconosciuto con la maglia delle Fiamme Oro, che l'ho seguito anche in prima manche, è stato lui a metà manche, ha dato quel qualcosina in più, quindi probabilmente starà valutando anche veramente le sue condizioni fisiche, prendere il ritmo, studiare le traiettorie. Vediamo che la pista comincia veramente ad essere impegnativa per i ragazzi, e quindi una volta presa la confidenza giusta, secondo me Michele potrebbe portare l'attacco per arrivare a delle posizioni migliori rispetto a quella che sta occupando adesso, che lo ricordiamo è la 10ª posizione, proprio alle spalle di Simone Croci, che descrivavamo poco fa. A onor del vero, pista un filino poco selettiva, come sempre è stata questa di Faenza. I tempi sono molto vicini, però una pista che si sta scavando, e c'è, attenzione, l'attacco, l'avvicinamento, sono passati, e l'errore probabilmente per la Pucci, che addirittura ha girato 2.06, non inquadrato, evidentemente, sì, anche Kuvenberg, comunque 2.06, evidentemente hanno pareggiato. Chi ne ha tratto vantaggio invece D'Angelo, che ha recuperato i 3 secondi in questo passaggio, e quindi si sta portando sotto ai due battistrada, quindi magari chissà che Alessandro riesca a fargli uno scherzetto da qui al termine della gara. E intanto Pezzuto si è liberato di Grigoletto, lo ha sorpassato andando a guadagnare la 7ª posizione. Alle sue spalle sempre Simone Croci, Croci, esatto, è retrocesso anche per Simone, un errore in questo istante, infatti un bel gruppo. Michele davanti quattro a Croci, piloti. Quattro piloti in bagarre, vediamo che comunque poco selettiva, ma su tanti punti è molto selettiva, quindi si è scavata, ci sono canali, è possibile interpretare, vedete che Michele è passato completamente interno e approfitta di questo per riuscire a guadagnare una posizione, quindi Michele Cervellini si è portato in 8ª posizione di fronte a Grigoletto. Eh sì, allora è una bella lotta quella che si sta disputando, grande lavoro di preparazione da parte dello staff guidato da Franco Ercoletti, presidente del Motoclub Monte Coralli. Dicevo, grande lavoro di preparazione con la fresatura della pista, l'irrigazione, proprio per renderla più impegnativa, più difficile, come giusto che sia per piloti che ambiscono a grandi risultati nel campionato italiano e nel campionato europeo. Michele Cervellin inquadrato, l'ultimo passaggio lo ha visto transitare a 2.05
tre secondi migliori di Grigoletto. Quindi infatti l'ha passato, però attenzione perché anche qui è un rischio per lui. Questo diventa un punto veramente difficile. Abbiamo già visto due o tre piloti veramente in difficoltà e qui Michele nella prima manche dopo questa discesa sul panettone centrale della parte che ritorna verso la partenza faceva un po' la differenza, ha attaccato molti piloti, adesso è un po' più tranquillo. E intanto c'è stata un'inquadratura che ci ha mostrato un pilota che ha affrontato un panettone a velocità stratosferica, non siamo riusciti a riconoscerlo, forse era proprio Cervellin, no non era perché era il pilota che lo seguiva, sì, poi capiremo Grigoletto. Sì. Dovrebbe essere Grigoletto, comunque Michele come ti dicevo ha aspettato probabilmente la metà manche per capire le sue reali condizioni e abbiamo visto infatti appena passato Grigoletto è riuscito a prendere subito del margine e magari adesso starà guardando davanti a sé, infatti l'abbiamo visto alzare la testa proprio in queste due occasioni per capire se può colmare le distanze che lo separano dalle posizioni davanti. Sì, è una bella lotta, una bel recupero quello che vede impegnato il numero 747, ma c'è una bella lotta là davanti, intanto ci siamo persi per il momento, allora lo aggiorniamo perché appare anche in sovraimpressione, La Pucci ha mollato, Kuvenberg al comando, D'Angelo alle sue spalle, La Pucci terzo, quarto Furlotti, poi Baranov e Bonini, con Baranov e Bonini molto vicini, infatti pronta la regia di Luca Noce che va a staccare sui due piloti che si stanno giocando la quinta posizione attualmente nelle mani del numero 372, il 999 Davide Bonini con la Husqvarna SDM Racing che sta cercando di recuperare per far meglio della 17ª posizione ottenuta nella manche precedente, però Baranov ha già dimostrato di non concedere nulla agli avversari, nella prima manche è stato a lungo in testa, poi qualche errorino ma sgridato da Robin Caldelli, probabilmente ora sarà più attento e preciso, intanto guardate il punto più critico, questo uno dei diventa punti difficile, ci diventa sono difficile. Dei canali profondissimi, cambiando anche le linee, visto adesso cercano la linea più interna, probabilmente hanno capito che sull'esterno pur essendo veloce è più rischiosa e poi si buttano sulla la parte bassa che riporta di fronte ai meccanici dove riceveranno le segnalazioni del caso quando mancano ancora comunque 6 minuti più 2 giri, quindi tanto da fare, tanto da dire per tutti. Sì sono fasi ora importanti perché inizia ad affiorare la stanchezza, c'è da dire che oggi le condizioni climatiche stanno iniziando probabilmente a creare qualche problema perché c'è un caldo che non era atteso in questa forma, si viene da 2-3 giorni fa, era ancora freddissimo, per cui questo probabilmente potrebbe anche creare qualche piccolo problema ai piloti per l'affaticamento e quant'altro, ma vedremo come reagiranno nei prossimi minuti con ancora l'attacco del nostro portacolori, il 999 Bonini, che sta studiando quale sia la traiettoria o il punto della pista migliore per tentare l'affondo nei confronti di Baranov che lo precede, moto arancione per Baranov, moto bianca più o meno la stessa famiglia per le due moto, perché una davanti c'è una KTM, dietro c'è una Husqvarna, ma sono figlie della stessa azienda con marchi e qualche particolare differente, e Bonini sembra che stia molto attento a dove mettere le ruote, non vuole rovinare ancora la gara, un 17esimo posto che brucia per lui in gara 1, per cui ora sta cercando in tutti i modi di tenere il ritmo di Baranov, cercare di andarlo ad attaccare e poi non, però allo stesso tempo non compromettere quanto di buono sta facendo. E comunque il forcing che stanno effettuando per conquistare e mantenere la posizione li sta riportando addosso a Furlotti che nell'ultimo passaggio ha preso più di 3 secondi da Baranov con Bonini che lo sta spingendo e quindi probabilmente questi due piloti fra poco riusciranno ad agganciare proprio Simone Furlotti che ha pagato 3 secondi nel giro precedente. E attenzione perché lo abbiamo visto nelle inquadrature ed ecco inquadrato ora la Yamaha Italian Factory X Off-Road, il team di Gabriele Di Pinto guidata dal numero 878, vale a dire Stefano Pezzuto, che sta recuperando. I tempi sul giro ce lo danno leggermente più lento di chi lo precede, mentre ci danno veramente in fuga solitario ormai Nick Kuvenberg che gira costantemente un secondo e mezzo, due più veloce di Alessandro D'Angelo, riflessivo Alessandro, non vuole anche lui rovinare, addirittura ora si becca un altro secondo e tre a questo passaggio, La Pucci
E altrettanto, mentre Simone Furlotti si avvicina lentamente alla Pucci, infatti 2,5 secondi solo separano, eccoli qua, pronta la regia, 211 la Pucci che sembra un po' accusare il colpo e Furlotti che ha ritrovato la giusta velocità, pronto per tornare ad andare all'attacco nei confronti del 211 con un piccolo gap da recuperare, 3,5 minuti, più 2 giri, ancora la possibilità per Furlotti di riguadagnare qualcosa, di tornare ad essere protagonista là davanti, numero 95 per il pilota emiliano, KTM Silver Action per lui, seguito da papà Furlotti che gli fa da meccanico, da team manager e quant'altro quando non è seguito negli appuntamenti internazionali dalla Silver Action. Dietro, attenzione, perché Simone Croce è sceso in 12ª posizione, probabilmente qualche piccolo problema con lui, mentre Luca Moroni invece è riuscito in qualche giro a recuperare fino alla 10ª piazza dopo una 18ª piazza della prima manche, che è stata sicuramente per lui deludente, però ricordiamo anche che è caduto. All'attacco della salita, quella di fronte al parco meccanici, quindi una 18ª posizione che per il momento sta riscattando molto bene perché sta girando sui tempi del gruppo di vertice, quindi probabilmente riuscirà a recuperare ancora terreno. E sono molto vicini, Moroni leggermente distanziato da Brian Toccacelli, Michele Cervellino è un po' più avanti, quindi ancora la possibilità di giocarsela, di guadagnare punti. Intanto inquadrato, mi sembra che ci sia l'attacco, sì, del 999, la tenuta blu dell'SDM Racing, all'esterno perde quasi il controllo per una buca e questo fa sì che Baranov rimanga ancora lì, ma sembra che ormai sia pronto per l'attacco, quasi incrocio contatto. Di linee, mamma mia, bellissimo il confronto. Baranov anche in prima mancia ha dimostrato bellissimo, di si è buttato dentro, addio. Ha voluto usare troppo Baranov, era già in traiettoria Bonini e Baranov dice ti butto giù, invece ha pagato lui le conseguenze, naturalmente in modo sportivo, ma questo è il motocross, non si fanno sconti, era in traiettoria Bonini e l'ha tenuta fino alla fine, bellissimo. Ha chiuso letteralmente la porta in faccia. Assolutamente, mai più indovinata di questo momento questa definizione, perché Bonini ha tenuto duro e ha guadagnato la posizione con determinazione, cattiveria agonistica che ci sta. Baranova ha tentato il tutto per tutto, ma purtroppo ha pagato questa volta lui. Il Raldini non sarà contento di questo. Robin Caldelli ha parlato prima di Hiller. Esatto. Il Raldini ho confuso il nome, sì, Robin Caldelli che l'ha diciamo aggiustato anche tra la prima e la seconda mancia. E dopo il periodo che ha corso in testa la prima mancia, quindi questa volta avrà qualcosina di più da dire. Ha letto senza cena questa sera probabilmente il giovane russo che da quest'anno è, come detto, aretino di Castiglion Fiorentino, visto che è lì la sede del team Steel Dr. Jack. Mentre allora Bonini se n'è andato indisturbato, ora Pezzuto anche ha avuto la meglio su Michele Cervellin e su Baranov, che è stato nel frattempo passato anche da Michele Cervellin dopo la caduta, ed ora proprio Baranov vede insidiata la sua 8ª posizione. Dietro arrivano Moroni, Toccacelli, Moroni, Cristian Furlotti, Simone Croci, c'è un bel gruppo e Filippo Gregoletto ancora paga la mancanza di allenamento, come detto ha saltato le prime prove stagionali degli internazionali per un problema alla mano e dopo l'ottima partenza purtroppo perde posizioni, ma avrà modo nel corso della stagione di continuare ad essere protagonista. Come lo è ora, no, inquadrato il 997, proprio Ricky Righi. Intanto siamo allo scadere del tempo, quindi al prossimo passaggio sul traguardo verrà esposto il cartello dei 2 giri al termine, quindi siamo proprio nelle fasi finali. Esatto, quindi per vedere il 211 Nicolas Lapucci. Attenzione, perché ho visto una moto con usciva del fumo bianco, penso che sia proprio la moto di Lapucci che è di fronte a D'Angelo. Allora, questo è D'Angelo che sembra. C'è una moto che. E Lapucci si è avvicinato, attenzione perché allargando il campo delle riprese la regia ci ha permesso di vedere Lapucci, questo è Riccardo Righi, questo è D'Angelo. Forse era doppiato, però ho visto del fumo bianco, quindi attenzione perché qualche problema tecnico per qualcuno potrebbe un po' scombinare la classifica. Adesso dobbiamo vedere se era un pilota di vertice o un qualche già doppiato. Stanno per essere doppiati, sì. Intanto Ombrosi e Riccardo Righi, arriva il 43
che è Alessandro D'Angelo, che ha mollato, attenzione, eccolo perché qua, ha girato la moto che fuma, allora no, è quella di Riccardo Righi. Di Riccardo Righi, apposta probabilmente per quel motivo che ha rallentato. Viene, sì. Ecco, esatto, infatti vestiti uguali, è facile confonderli, sì. Quindi stessa colori. Moto, manca soltanto il numero diverso, quindi però era Riccardo Righi con problemi alla moto e quindi invece la Pucci lo ha doppiato proprio in questo istante, quindi per lui tutto a posto. Sì, a posto per la Pucci, ma dicevo, del giro è un po' più lento per Alessandro D'Angelo, ha favorito Nicolas Lapucci, che tra l'altro è un under 21 in un nugolo di elite. Stanno iniziando intanto gli ultimi due giri con il Kuvenberg davanti, che ancora comanda con un bel margine di vantaggio, 7 secondi e 2 per lui nei confronti di Ale D'Angelo, che ha visto però, come detto, ridursi di tantissimo il suo vantaggio nei confronti di Lapucci, che a questo passaggio, attenzione, ha recuperato un altro secondo e due, quindi chissà, potrebbe essere il momento buono per Lapucci, mentre il momento buono per il cartello degli ultimi due giri che viene mostrato ora al passaggio di Nick Kuvenberg, grande protagonista nel finale di stagione scorso nel Supercross italiani, è stato vincitore a Genova, è stato vincitore anche, se non vado errato, all'ECMA di Milano, quindi un pilota che ci sa fare sia negli ostacoli artificiali che nelle piste tradizionali. Allora, inquadratura a campo largo per vedere Kuvenberg, per vedere poi alle sue spalle ancora Alessandro D'Angelo, che lo segue con un ritardo di 6 secondi e 8, è diminuito, e poi andiamo a vedere Lapucci terzo a 3 secondi poco più da Ale D'Angelo, mentre gli altri ormai sono ben assestati e le posizioni almeno fino alla sesta dovrebbero essere congelate senza possibilità di variarle. Infatti anche dietro ormai la stanchezza, la fatica. Nell'ultimo giro vediamo un 2.29 di Michele Cervellin, allora, monitor, infatti, quindi ha perso una posizione, sì. Adesso vediamo se si è trattato di un errore. No, o proprio... ne ha perse 6 perché era alle spalle quindi di Pezzuto. Sta scendendo e sì. Quindi probabilmente una caduta, perché caduta. Un 2.29 dovrebbe parlare chiaro, una scivolata all'attacco degli ultimi due giri. Assolutamente, purtroppo ha fatto la classica cervellata che ci sta ogni tanto, e allora intanto... Congediamo per il momento Enzo, che torna a fare l'inviato per andare a sentire quello che accadrà, quello che sono state le sensazioni dei piloti. Si lavora senza sosta anche qui in cabina di commento, corre ora verso il traguardo Enzo Tempezzini per sentire naturalmente quelle che saranno le impressioni dei piloti protagonisti. Protagonista su tutti sta per iniziare a percorrere il rettilineo di partenza e di arrivo per la penultima volta, 644 JTEC Racing per la Honda Red Moto guidata da Nick Kuvenberg, olandese non giovanissimo ma giovane, che sta guidando questa gara dopo essere giunto in seconda posizione nella manche precedente, con Ale D'Angelo in ritardo di 6 secondi e 8, poco più, no, intorno ai 7 secondi il ritardo di Ale D'Angelo, che ha recuperato qualcosa, ma perché Kuvenberg naturalmente ha mollato un po' lì il colpo. Ormai la gara è assolutamente nelle sue mani e non è sicuramente Alessandro D'Angelo che può andarlo ad impensierire. Poi Lapucci sempre terzo, ridimensionata l'azione di Nicolas dal numero 43, poi Furlotti, Bonini, Pezzuto, peccato, veramente peccato per Michele, ma oh, ci sta, le gare sono queste, lui è ancora giù di preparazione e questo fa sì che ci siano anche degli errori dovuti forse alla foga, alla stanchezza, e sbaglia ancora perché 20 e 13esimo, ha perso altre due posizioni Michele, per cui ormai è fuori dalla top 10, in cui è entrato invece Cristian Furlotti, Croce undicesimo, Tropepe dietro, ma ora questa è una sorta di giro d'onore, quello che si appresta a concludere, mentre sta per doppiare anche il numero 9 Alessio Polidori, che si farà da parte per lasciar passare un attentissimo e prudentissimo Nick Kuvenberg, che ora si affaccia nella parte bassa del Monte Coralli per andare a concludere questa seconda gara
della classe MX2, e poi la parola passerà, la moto passerà nelle mani dei meccanici, degli accompagnatori, per sistemarla in via, in previsione della via del trofeo supercampione. Ci siamo, gli ultimi metri, ed è lui questa volta a vedere per primo la bandiera a scacchi. Il numero 644 vince con relativa tranquillità e sicurezza soprattutto questa gara 2. Arriva Ale D'Angelo in seconda posizione, arriva Nicolas Lapucci, numero 211, bellissima terza posizione per Nicolas, davanti al 95 che è Simone Furlotti. E poi andiamo a vedere gli arrivi con Dante Badiali, che dà bandiera a scacchi anche a Davide Bonini, e dietro a Bonini arriva Stefano Pezzuto, numero 878, e poi con Baranov, Brian Toccacelli, numero 60 per il sammarinese, alle spalle di Ivan Baranov, nona posizione per l'841, il pilota di Loreto del team Carpe Diem, Luca Moroni, autore di una buonissima rimonta. La chiude la top 10 il numero 28 Cristian Furlotti, davanti a Simone Croci, a Tropepe, poi è la volta di Cade Walker, il canadese di Medicina, visto che ormai da anni si è trasferito, armi e bagagli, nella factory di Bertino Castellari, dove mette a punto e gareggia con le Suzuki. E messi siamo in pit lane con Enzo Tempestini, vediamo chi è con lui. Eccoci, abbiamo Nicolas Lapucci, l'abbiamo visto particolarmente felice, un terzo posto che magari non si aspettava, anche se comunque la partenza ha voluto dire parecchio. Sì, sono partito molto bene, ho tenuto per un bel po' la testa della gara, poi gli altri andavano veramente forte, allora mi sono accontentato del terzo posto, ma sono contento, sì, è un gran risultato. Beh, alla fine è stata comunque una mancia abbastanza dura, perché la pista era anche, cominciava a diventare difficile. Sì, la pista è molto tosta e molto difficoltosa, quindi a posto così. Bene, grazie a Nicolas, a te la linea di nuovo, Giancarlo. Sì, grazie Enzo, abbiamo visto un sorriso a 74 denti per Nicolas, che sicuramente è ben felice di quanto è riuscito a fare in questa gara 2, dopo una prestazione buona ma non eccezionale, eccellente, come eccezionale è per Kuvenberg. La sua è stata eccellente, ma tenendo conto che è un under 21, che non ha neanche ancora 17 anni, che ha gareggiato in mezzo a piloti ben più esperti e professionisti di lui, perché ormai qui si parla di professionismo per quel che riguarda la, naturalmente, il campionato italiano, tutti o quasi tutti i piloti sono grandi lavoratori, si preparano come meglio possono per affrontare non solo il campionato italiano ma anche naturalmente poi gli impegni europei. Intanto gli highlights per vedere le soggettive della guida del pilota olandese, che al contrario della nazionalità di provenienza se la cava bene e come, anche sui fondi duri. Una volta i piloti del nord erano specialisti nei fondi morbidi, sabbiosi, invece ormai, come sono i nostri piloti specialisti anche loro nella sabbia, i piloti nordici, visto che il mondiale, gli europei si disputano su vari fondi, hanno imparato bene e come la tecnica di guida. Intanto la schermata con il riepilogo delle posizioni, con i tempi e con la moto, il colore, la moto di appartenenza, il numero di gara. Quindi Cervellin chiude 14esimo, 15esimo Grigoletto, buona prova per l'ex campione italiano degli internazionali Lorenzo Ravera, che è comunque nella top 20, per vedere invece Giovanni Bertuccelli purtroppo in 30esima posizione. Una giornata no per Joe, una giornata assolutamente no, una caduta in gara 1, una brutta partenza in questa seconda manche, lo hanno relegato dopo l'ottima prestazione di ieri nelle posizioni che sicuramente non gli competono per la qualità del pilota. Quindi ci siamo, gli highlights che ci mostreranno le fasi più importanti ad iniziare della gara appena chiusa, con l'all shot conquistata dal pilota con il 211, ed ora ecco il momento dell'attacco di Alex D'Angelo su un rinunciatario, direi così, Simone Furlotti, ma molto intelligente. Ed ecco invece ora il numero per forse no, questo era Bonini, forse l'avevamo confuso con il 997, invece era proprio Bonini che era stato protagonista di questo numero. Adesso
e purtroppo la tenuta di gara mi sembrava proprio quella di Bonini, ed eccolo invece ora con il contatto con il russo, e qui chi è più cattivo, più testardo rimane in piedi. In questo momento è stato proprio il nostro portacolori ad avere la meglio, e ci siamo perché la bandiera scacchi ha concluso questa gara ed ora dovremo essere con le immagini, naturalmente il tempo di rendere presentabili i piloti per invece andare a vedere il cartello dei 10 minuti al via, che dà l'ok per l'inizio del giro di ricognizione, il warm up lap che inizia una volta che si chiude il preallineamento. Il regolamento dice che le moto devono essere all'interno del preallineamento 10 minuti prima del via, e poi contemporaneamente si apre il cancello per vedere all'opera i piloti della classe MX1. Anche qui siamo sicuri, siamo certi che ci sarà battaglia, anche se nella manche precedente su tutti un Ale Lupino, pilota che noi appassionati conosciamo bene, ma che raccontiamo a chi magari per la prima volta sta seguendo questa diretta su Sport Television. È un pilota blasonatissimo, seppur giovane, anche lui fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, un passato da pluricampione del minicross, poi approdato al mondiale, è sempre stato tra i grandi protagonisti. Purtroppo a metà della scorsa stagione un brutto infortunio, un crociato del ginocchio che lo ha abbandonato, poi si era ripreso, cambio di team, cambio di moto, è approdato all'Asso Motor Honda Red Moto, e purtroppo per lui poi una frattura, un problema alla spalla, una sublussazione molto fastidiosa che lo ha messo non in difficoltà, ben oltre, visto che ha gareggiato sì nei primi 3 appuntamenti mondiali di Qatar, Thailandia ed Argentina, ma lo ha fatto con tanto dolore e tanta fatica perché era praticamente senza allenamento. E ha vinto invece abbastanza agevolmente gara 1. Questo il preambolo per far capire a chi non lo conoscesse chi è Alessandro Lupino. Invece facciamo capire anche chi sono gli altri protagonisti, come Samuel Zeni, grande in gara 1, dove proprio ha lottato con Lupino per poi cedere anche con un contatto con la sua ruota posteriore, è caduto, comunque ha finito quarto. Come Davide De Bortoli, altro giovane pilota veneto che è andato molto forte ieri, è andato molto forte questa mattina con il secondo posto, poi lo sloveno del team Cortenova, Mateusz Hirt, terza posizione per lo sloveno, e poi con invece il campione in carica, la tabella la ancora rossa naturalmente, il numero 55, Christian Beggi, parecchio in difficoltà perché ha avuto qualche problemino, tutto da rivedere il suo programma di gara, perché in questa gara 2 dovrà recuperare e non poco, visto che ha concluso solamente in decima posizione la prima manche. Intanto attenzione al campione dello scorso anno, il numero 2 Gipponi, lo scorso anno campione della Under 21, gli si è spenta la moto e come da regolamento dovrà rientrare prima dell'inizio allo schieramento del cancello, perché se dovesse ritardare sarà escluso dalla gara. Questa è la dura legge delle regole, le regole sono queste, vanno rispettate. A farle rispettare ci sono i commissari della Federazione Motociclistica Italiana. Il giro di ricognizione è facoltativo, per cui se uno sceglie di entrare in pista e di percorrere il giro sa che deve effettuarlo nel tempo massimo di 6 minuti. Sembra che tutto si sia risolto, dalla mia postazione mi sembra di aver intravisto il numero 2 tornare nei pressi del preallineamento, quindi dicevo di una prima manche molto bella con Lupino che purtroppo per lui, come spesso gli accade, non ha avuto un buon avvio, il pilota viterbese che con la Honda numero 77 però poi ha saputo recuperare, come era abbastanza facile prevedere e aspettarsela, la condotta di gara di Alessandro, è riuscito a recuperare, a superare chi lo precedeva e ad andare a vincere, con invece da segnalare per la buonissima prestazione di David Ciucci. David è un ragazzo umbro di Città di Castello, grandissimo protagonista nei campionati minicross,
e poi nei campionati a ruote alte ha avuto qualche piccolo problema, ma è sempre stato molto veloce. Poi ha interrotto l'attività, è passata all'enduro, e nel primo anno ha vinto anche delle gare internazionali, è stato campione del mondo a squadre con, nella sei giorni di enduro in Sardegna nel 2013, poi lo scorso anno un infortunio lo ha bloccato e è tornato al motocross. Le prime prove degli internazionali non erano andate assolutamente bene, invece si è presentato qua con una nuova moto, quella del team RSR di Renzo Sandroni, una Suzuki, ed è stato grande protagonista. Mentre vediamo il podio per quel che riguarda la conclusione di questa manche della MX2, mentre i piloti tra poco della MX1 si schiereranno, naturalmente al centro il vincitore Kuvenberg, alla sua destra c'è la seconda posizione di D'Angelo e alla sua sinistra il vincitore che direi che ha un sorriso incredibile, una felicità incredibile, forse non se l'aspettava neanche lui, ma da come ha lavorato e da come mi ha detto di essersi impegnato, sicuramente dal profondo del suo cuore c'era la possibilità, c'era la speranza di poter salire sul podio. Premiati e riconosciuti i migliori tre, che però ora andranno a prepararsi, a riposarsi per un'ora abbondante, anzi di più, visto che la partenza della Supercampione è prevista alle ore 17:10, quando torneremo in diretta, perché avremo ora questa manche in diretta, poi avremo un talk show nel paddock dove sentiremo diverse persone, le inquadreremo per farvele riconoscere, magari chissà nei prossimi appuntamenti del campionato qualcuno ci raggiungerà se si sarà divertito a seguire questa diretta su Sport Television, e poi riprenderemo con la Supercampione alle ore 17:20, e partirà la gara alle 17:10, torneremo in collegamento diretto. Ci siamo perché vediamo i piloti preparare con la consueta cura, dare gli ultimi tocchi, colpi precisi per pressare il terreno. Vedete una particolarità per chi non fosse a conoscenza di questi aspetti tecnici: la forcella anteriore è molto schiacciata, c'è un meccanismo che si chiama launch control che viene azionato, tiene schiacciata la forcella perché in fase di partenza non si impegni la moto. E ancora Enzo Tempestini in pit lane, vai Enzo. Le posizioni, com'è andata la gara? Dai, due belle partenze, a parte la seconda un po' più indietro, però la prima manche ho tenuto bene il ritmo, Nick è arrivato verso il finale di gara e però sono riuscito a vincere. La seconda invece mi è partito davanti, ha preso un buon ritmo, la Pucci è partito fortissimo, siamo andati a prenderlo e il secondo posto va bene. Dai. Bene, adesso aspettiamo la Supercampione, congediamo Ale D'Angelo, sentiamo il volo se riusciamo a beccarlo, Nick Kuvenberg che è abbastanza affaticato. Very good race, it's important before the beginning of the European season. Yeah, yeah, I think the race is a good preparation for next year, for next week, and I think we built up some good rhythm, and it's good to be here up front because these guys are pretty fast. It's not quite my track in Holland. We're used to some sand and stuff, so it's a good practice for next week, and I think JTEC is happy with the result. Bene, dice che il team JTEC sicuramente sarà contento, lui è contento, lo vediamo, dice che è stato un buon ritmo di gara, anche se non è ovviamente il suo tracciato preferito, ma comunque è stato veramente contento di rimanere, di essere qui per fare questa gara. What about the next race, the Super Champion, between you and the MX1? Ah, we will see. I think it's pretty tough with 250, especially uphill. And I think the level in MX2 is pretty high this year, so I think we should be up front also. Bene, abbiamo chiesto se cosa pensa della prossima manche, della Supercampione con la MX2 che sarà opposta alle grandi MX1, dice sarà dura, sarà difficile soprattutto sulle salite, ma noi cercheremo di essere lì in fronte nelle prime posizioni, quindi visto quello che è successo durante le prime manche sarà sicuramente così. Grazie and good luck for the rest. Grazie, grazie. Allora grazie Enzo, grazie Nick, e ora pronti per altri 25 minuti più due giri di spettacolo, la classe MX1 è tutta schierata, i 40 migliori sono pronti, abbiamo già detto cos'è accaduto in gara 1, ci siamo, il cartello sta per cambiare, scomparire all'uno davanti, rimarranno solamente i 5 secondi che scandiranno gli ultimi istanti, i piloti che abbasseranno la testa verso il cancello di partenza per gara 2, campionato italiano MX1, si abbassa il cancello di partenza e andiamo a vedere chi sarà il più veloce.
alla prima curva per aggiudicarsi una virtuale all shot. È una onda numero 3 di Michele De Bortoli, se non di Davide De Bortoli, anche qui il fratello Michele non corre più, ma io puntualmente li confondo. Davide De Bortoli mi sembra la onda del team Massignani là davanti, sì, è il 3, bello, scritto grosso sulla schiena, e così dovrebbero fare tutti per aiutarci del lavoro. Davide De Bortoli davanti a Pippo Bertuzzo, davanti a Beggi, oh, finalmente Beggi ha beccato la partenza e ci sta, e si sta dando da fare la tabella rossa per il campione in carica, numero 55, team SM Action, con Emanuele Giovannelli, team manager, ma Robert Baraccani che lo segue e lo cura. Oh, rischio intanto per il numero 70, non sono certo di chi fosse, quindi non approfondiamo, con la battaglia già là davanti, perché Davide De Bortoli vuole scappare, manco a dirlo, è tornato naturalmente in postazione Enzo, dicevo di corsa, manco a dirlo, Lupino, quando la becca una partenza? Io glielo diciamo ogni volta. Amichevolmente a rimarcargli questa cosa e a prendermi in giro, esatto, a prendere anche simpaticamente, sì, in giro, è un suo tallone d'Achille effettivamente la partenza, però in questo momento Alessandro probabilmente avrà molte più cose da guardare e da sistemare, perché come tu dicevi prima in diretta, prima della partenza della MX1, Alessandro viene da un difficilissimo periodo e quindi dovrà guardare tante altre cose, poi avrà tempo anche, speriamo prima possibile, di sistemare la partenza. Attenzione, una scivolata al 202 che Leo Bruno Di Biase, team Fashion Bike Centauro Dorico, peccato per il giovanissimo pilota abruzzese, e poi Bertuzzo secondo, la terza posizione Ciucci, è David Ciucci, David che Ciucci ha fatto un po' di numeri nella prima, l'ho visto un paio di volte a terra se non sbaglio, quindi è stato un po' discontinuo, però poi alla fine della manche girava su ottimi tempi. Anche Beggi che ha avuto un problema con la visibilità durante la prima manche, perché gli si era sganciato l'elastico dell'occhiale, è vero. È riuscito a mantenere fino alla fine, ha attaccato, incastrato, non possiamo dirlo, nel casco, e quindi anche se poi alla fine purtroppo ha perso posizione per una caduta. E allora sì, perché direi che l'inizio è molto veloce, molto veloce. De Bortoli, Bertuzzo, Ciucci, grande Dewitt, con Beggi in quarta posizione, Davide Bertugli, avevo visto bene allora il numero 70 in quinta piazza, un outsider ma che si è piazzato lì davanti, ed Andrea Cervellini, questa volta c'è l'Andrea Cervellini, sì, questa volta non sbagliamo, testa... speriamo di non dire Michele, comunque no, c'è Andrea Cervellini, il maggiore dei fratelli Cervellini, il maggiore, che anche lui rientra da un brutto infortunio alla spalla la scorsa stagione, buttata quasi al vento per altri infortuni, 18esimo in gara 1, era molto conscio delle sue possibilità. Sì, ho parlato con lui prima dell'inizio della gara, mi ha detto vediamo quello che succede, cercherò di non forzare, adesso sicuramente cercherà di sfruttare al massimo questa ottima partenza che è riuscito ad effettuare. Intanto Ciucci lascia spazio alla tabella rossa, che lo ricordiamo, campione in carica Christian Beggi, che guadagna una posizione. E Lupino intanto è ottavo, andavo a vedere dove Matteus Hirte, che è 12esimo, quelli che sono stati piloti di punta della manche precedente, l'ex campione della Over 21 Alessandro Cavandoli, numero 120, ora nella Elite, si comporta bene, 19esimo, anche lui figlio di un ex campione del motocross, Bruno Cavandoli, mentre il 99, Ciucci, perché Ciucci sta andando alle spalle di Beggi, ma Beggi che ha preso subito margine, si sta agganciando a Pippo Bertuzzo, che anche lui in prima manche lo abbiamo visto un po' in difficoltà, invece adesso lo vediamo whippare e quindi guidare alla sua maniera la moto, però c'è Beggi che gli si sta attaccando la coda, vediamo un po' come andrà avanti questa manche con sempre De Bortoli in testa. E c'è Ciucci che per il momento non è riuscito a tenere il ritmo di Beggi, che dicevo ha cambiato anche moto, e attenzione perché Alessandro arriva. È già dietro a Ciucci, quindi probabilmente Lupino ha preso ritmo, forse magari questa volta la partenza è stata un po' anche una tattica per evitare problematiche, cadute, meglio, lui deve, come dicevo prima, deve pensare ad altro, anche se ha in programma di effettuare tutte le gare del campionato italiano, quindi il risultato anche per lui è importante. Sì, sicuramente, dicevo di David e di Ale che si conoscono fin dai tempi del minicross, correvano insieme e pronto all'attacco, mentre rischio intanto per Hollywood Beggi, che ha rischiato
di andare fuori pista, ma Bertuzzo sembra non riuscire a reagire. Bertuzzo è rimasto sulla Yamaha, ha cambiato il team lo scorso anno col team Cappardi, quest'anno in sella le moto curate dall'Italian Factory. L'attacco, cambio di moto anche per Beggi, lo sì, ricordiamo. Sì. Ma Beggi, infatti, dicevo proprio, probabilmente ancora, seppur ha lavorato molto, tanto in testa, ancora deve adattarsi alla particolare guida della Yamaha, e come dicono sia la moto veloce, ma da imparare a guidare, perché è una moto nervosa, però sembra che ci mancherebbe altro, ha già imparato a guidarla, perché è andato a guadagnare, la sfrutta bene, è andato a guadagnare la seconda posizione. Yamaha SM Racing per Christian Beggi, ha avuto la meglio su Bertuzzo, De Bortoli è là davanti che continua il forcing, è scattato al comando, ha guadagnato l'all shot. Qua, De Bortoli, Beggi, attenzione, perché Bertuzzo e Lupino l'abbiamo intravisto che si sta avvicinando al gruppo di testa, quindi probabilmente prenderà il ritmo. Non ce ne vogliano i piloti davanti, che sono bravissimi e velocissimi, ma c'è quel qualcosina in più che dà la partecipazione al mondiale a chi lo... Ce ne voglia invece Alessandro, se diciamo ci dovrebbe qualcosa in più, esatto, perché lui, esatto, lui sicuramente dovrebbe viaggiare con dei ritmi diversi, ma lo ripetiamo, sta riprendendo il ritmo di gara, quindi aspettiamo. È un allenamento, comunque anche il risultato importante, però un allenamento, domenica il focus sul Gran Premio d'Italia, in Italia, non è il Gran Premio d'Italia, è il Gran Premio del Trentino, quindi Alessandro sicuramente avrà un occhio e una mano già verso Arco di Trento. Certo, e come... Attenzione, ecco, Bertuzzo ha fatto un gesto al suo tecnico Renzo Bisinella, e chissà che non ci sia qualche problema, no, ci auguriamo di no, ma qualcosa ha segnalato, quindi qualcosa che non gira al 100% c'è sulla moto, e qui bisogna arrivare alla fine, perché bisogna guadagnare una delle prime 20 posizioni nell'assoluta, altrimenti non si parte nella supercampione, che assegna un punteggio che si accumula a quello di queste due manche. Quindi si mette a rischio anche il campionato, quindi bisogna fare attenzione a gestire, se c'è qualche problema, il problema stesso, e cercare di arrivare in fondo, perché è importante. Ci sono meno punti in palio nella supercampione, ma sono punti che comunque a fine campionato potrebbero bastare. E sembra che voglia guadagnarne altri Christian Beggi, che ha girato 7 decimi più veloce di Davide De Bortoli, mentre Ciucci ha rallentato addirittura 2.06-2.08 per Bertugli. E poi andiamo a vedere dietro Albertoni, che è undicesimo, e Lupino, eccolo, mi mancava, è infatti quindicesimo. Stavo proprio dal tempi, perché ci siamo persi un attimo Alessandro, che sì, era in recupero sul gruppo di testa. 2.25, ci ritroviamo in quindicesima posizione con un 2.25, sicuramente una scivolata, un fuori pista. Che ha pagato caro. Adesso vediamo se quel qualcosa in più lo tira ancora fuori per poter recuperare posizioni pesanti. Sarà la scusa buona per farci vedere 2-3 giri di come sa fare lui. Intanto un pilota che si ritira viene segnalato anche dal monitor, non c'è il passaggio, ma non sappiamo di chi si tratta. Mentre allora la maglia del team Massignani Honda guida la gara, ma ha annullato ormai praticamente il distacco. C'è contatto visivo, quindi eccoli qua. Beggi sta guidando veramente bene. Sì. L'abbiamo visto veramente strano, diciamo così, in gara 1, però probabilmente il problema agli occhiali ha fatto un pochino la differenza. Ti fa perdere quel filo di concentrazione che non ti permette più di guidare. Poi l'errore che gli ha compromesso un po' di posizioni, però si sta riprendendo alla grande. Quella tabella rossa che ha attaccata alla sua Yamaha sicuramente non è per caso. Non sarà facile strappargliela, perché ha guadagnato ben 2 secondi secchi in questo giro nei confronti di De Bortoli. Dietro Bertuzzo, no, direi che non, tutti questi grossi problemi non ci sono, forse un feeling non al 100% con la moto, perché ha segnalato qualcosa, ma gira 2.03.9, altissimo, ma sicuramente più veloce di David Ciucci, di Andrea Cervellino. Lupino si è portato sul 2.02, abbiamo detto, e ha dato 2 secondi al pilota che comanda il gruppo, quindi probabilmente ha capito che a poco tempo si era già riportato in decima posizione, e adesso lo aspettiamo su questi restanti quasi 16 minuti più 2 giri, che probabilmente cercherà ovviamente di far valere la sua maggiore velocità. Come dicevamo prima, non ce ne vogliono gli altri, questo deve essere. Assolutamente. Tra l'altro, proprio Davide De Bortoli domenica prossima sarà anche lui nel gruppo di attenzione, Beggi non c'è, vediamo inquadrato De Bortoli, poi abbiamo visto trascorrere qualche secondo arrivare Bertuzzo, quindi Beggi che era in mezzo quasi attaccato a De Bortoli, probabilmente
un errore, adesso vediamo se la regia riesce a recuperarcelo oppure aspettiamo il passaggio. Sul traguardo per vedere come questo è Bertuzzo con il numero 73 ora in seconda posizione e vedremo poi chi c'è alle sue spalle. Questo è Ciucci con il numero 99. Sì, non c'è ancora bene. Allora, la regia ci ripropone qualcosa e vediamo. Ecco, è il punto che aveva, esatto. Che aveva, l'aveva quasi tradito nel giro precedente, lo tradisce ora, quindi niente, non c'è possibilità di ripartire immediatamente. Perde la seconda posizione, forse anche la terza, perché è passato anche David con la W per il pilota di origine, anche con Polacche. Il contagiri ancora ci dà Beggi in seconda posizione, sì, ma abbiamo visto che non è così. Aspettiamo il passaggio, eccolo D'Angelo, De Bortoli che passa in questo momento con Filippo Bertuzzo in seconda, Pippo. E David Ciucci in terza posizione. Eccolo qui David, numero 99 e Andrea Suzuki. Cervellini che comunque Cervellini, quarto, bene, siamo Hirt. Contenti perché è un bravo ragazzo, una bella famiglia quella dei Cervellin. Con Beggi che transita ora allora in sesta posizione e con un bel margine di vantaggio ora nei confronti di chi lo segue, con Marco Maddì che continua ad essere il migliore della classe 300. Alle spalle di Beggi c'è Bertugli, poi appunto Maddì e il pilota a cui si era spenta la moto, è campione lo scorso anno dell'Under 21, Nicola Schipponi in nona posizione. Direi che gli ex campioni delle Under o dell'Over si mettono in evidenza con Alessandro Albertoni, numero 323 in decima piazza, davanti a Pedri e Lupino che attenzione, sbaglia. Attenzione, un altro errore da parte di Lupino perché era la decima posizione, adesso è transitato in dodicesima però come in 2.12, quindi dal 2.2 del giro precedente ha perso 10 secondi, quindi sta un pochino probabilmente guidando nervoso perché errori su errori e poi si pagano cari perché il tempo scorre, siamo ancora a 13 minuti, però Alessandro deve recuperare la concentrazione per poter recuperare anche le posizioni. Sì, assolutamente, c'è da dire che farà tutto il campionato italiano, ma questa gara, come probabilmente altre, servono per continuare il lavoro di preparazione anche alla moto, perché sì, stanno ancora facendo grandi test, parlavo prima con il team, con i partner tecnici, e stavano programmando proprio una settimana comunque di uscite proprio da qui al Gran Premio del Trentino per poter ancora affinare il lavoro che praticamente è quello della preparazione invernale che Alessandro è stato costretto a ritardare per l'infortunio di cui prima. Infatti ieri invece io seguivo le prove all'interno del parco meccanici e c'erano proprio Ale che si fermava e chiedeva cambi di mappature, sospensioni da sistemare come sempre, però soprattutto hanno lavorato molto sulla mappatura della centralina per avere un motore più cattivo sotto, cosa che ieri di cui era carente ieri la sua Honda Asso Motor Red Moto. E invece torniamo alla gara, lasciamo per un attimo la tecnica, non cambiano le prime tre posizioni, c'è un determinatissimo numero 141, il nome del suo team sembra un gioco di parole, il Team Tum Tam Racing, con Andrea Cervellini che guida questa Suzuki, è attualmente in quarta posizione, sta cercando di recuperare davanti a sé a un David Ciucci che sembra accusare un po' il colpo. 2.07 il tempo di David, 2.05 per Andrea e Lupino è ritornato nel suo miglior giro, 2.02.0, quindi ha ripreso il ritmo iniziale della sua velocità e guadagna secondi sulle posizioni che sono davanti a lui, però in questo momento è undicesimo. Gli auguriamo di aumentare sempre d'ora in avanti perché ne guadagnava 3, ne perdeva 6, adesso speriamo che inizi a guadagnare solamente, mentre dietro comunque alla testa c'è sempre Maddì, migliore della classe 300, davanti a Bertugli, Gimponi, Albertoni, Pedri e proprio Lupino in dodicesima posizione, no, undicesimo, visto che ha superato Ale Cavandoli, numero 120 per il pilota di Reggio Emilia con la Yamaha del 3C Racing, e poi Lorenzo Pedri, trentino di Rovereto, che con la Kawasaki numero 113 precede il suo concittadino corregionale con il numero 14 Samuel Zeni, in difficoltà in questa gara 2, non ha avuto una buona partenza e sta cercando di rimontare, mentre in difficoltà ma il campione di un paio d'anni fa della Under 21, vale a dire Alessio Della Mora, una brutta botta qualche settimana fa in una gara del campionato regionale, sta riassorbendo i postumi di questo colpo duro e ieri ha tribolato anche a trovare la qualificazione che poi è arrivata ed ora però una 17ª posizione che sicuramente non soddisferà i piloti
i piloti dello Scotia Racing, mentre c'è l'aggancio sulla IRT. IRT è ormai nel mirino, sta sicuramente cercando il punto buono dove andare all'attacco. Christian Beggi, numero 55, all'inseguimento e all'attacco del numero 289 Matteus IRT. Arriva con qualche secondo di ritardo, ma sempre velocissimo con la KTM 300 Maddi, poi Bertugli attaccato da Gipponi e Lupino che si riprende qualche posizione, risale fino alla decima, ha messo dietro Albertoni, Cavandoli e gli altri, ed ora è pronto per andare all'attacco, mentre ci viene proposto dalla regia proprio il momento del sorpasso di Christian Beggi nella curva che lo ha visto cadere a terra. Questa volta ha scelto la traiettoria più idonea e ha messo dietro lo sloveno Matteus IRT, che quindi retrocede. Ciucci lì, attenzione, perché Beggi è già quasi sotto la ruota di David Ciucci e quindi probabilmente per lui un altro sorpasso in vista. E allora probabilmente David Ciucci, che è stato superato da Andrea Cervellin, che ha guadagnato così la terza posizione. Naturalmente sono supposizioni che facciamo, confortate anche dalla videata, almeno non c'è Cervellin lì. Noi ci auguriamo che sia qualche metro più avanti, che abbia avuto la meglio su un David Ciucci un po' stanco, eh sì, inizia ad essere stanco, ma anche lui, come detto, è stato fermo per quasi l'intero 2014 con un problema fisico, ha iniziato la stagione con una squadra KTM e ora è salito insieme alla Suzuki, ha rotto i rapporti con la vecchia squadra, ha trovato, gli ha dato fiducia Renzo Sandroni, ma ci sembra che ora sia un po' in difficoltà David, è andato in riserva perché guida piano e lascia andare via Christian Beggi, che si conferma, nonostante gli anni che passano, nonostante sia in pista da tantissimi anni, in tanti campionati, non perde mai assolutamente la grinta. Christian lo conferma, la caduta, risale in sella, riparte, riguadagna posizioni ed ora è pronto per andare ad inseguire Bertuzzo, che è lontano e non deve mollare troppo perché... Allora Cervellin adesso ci aggiornerà il monitor. Allora, sì, non c'è Cervellin, ecco, non c'è. No, io... è passato. È passato in sesta posizione. Sesta posizione alle spalle di Ciucci, quindi problemi anche per Andrea, che rimane davanti a Marco Maddi, ma dicevo di Bertuzzo, numero 73, inquadrato ora il pilota. Attenzione perché Alessandro sta migliorando giro dopo giro, Lupino un 2.01 rispetto al 2.05 di Bertuzzo che è in seconda posizione, quindi buon ritmo che Alessandro è riuscito ad imporre, adesso è ottavo. Ieri, per far capire come si è segnato e come è diventata più complicata la pista, ieri girarono 53, quindi quasi 8 secondi di differenza dai tempi sul giro di ieri. Dicevo di Bertuzzo, il pilota di Caorle, sicuramente Renzo Bisinella, il suo tecnico all'interno dell'Italian Factory, gli segnalerà che sta arrivando Christian Beggi, per cui non deve assolutamente mollare, anche se il gap è sostanzioso, sono 8 secondi abbondanti, ma Pippo aveva segnalato qualcosa. E per cui sa che dietro arriva un sempre combattivo Christian Beggi, che lo scorso anno lo ha messo dietro nella classifica di campionato italiano di motocross, secondo ancora una volta Filippo Bertuzzo, vorrà invece mettere le sue ruote davanti al pilota Emiliano, sgrebba, tiene basta la moto sui salti del Monte Coralli e ora con il passaggio di Davide De Bortoli sta per chiudersi un altro giro e noi avremo modo, grazie alle inquadrature dei cameraman che stanno lavorando, di vedere anche come sono, oltre al monitor di tempi curato dal cronometraggio da MGM Timing, per vedere Beggi quanto è riuscito a recuperare a questo passaggio nell'inseguimento di Pierfilippo Bertuzzo. Pierfilippo Bertuzzo ha girato 2.05 e Christian Beggi, tra poco avremo il responso del suo giro, 2.04.3, ha guadagnato 7 decimi, non sono tanti, ma lentamente si sta avvicinando, considerando che mancano ancora oltre 5 minuti più due giri e conoscendo il carattere di Christian, sicuramente non mollerà e cercherà di portarsi sempre più vicino
alla numero 73 che lo precede. Dietro. Altro giro record per Alessandro Dubino, 2-0-2-0 di nuovo, si è portato in settima posizione. Attenzione perché sta guadagnando dai 4 ai 5-6 secondi verso i piloti che lo precedono, quindi probabilmente un aggancio con il gruppo di testa verrà a breve. Ah sì sì, lui sicuramente non sarà contento. Per noi ci sta dando spettacolo. Assolutamente sì. Sta dando spettacolo al pubblico del Monte Coralli. In gara 1 invece era andato, ha lottato pochissimo, poi è andato al comando e se n'è andato, relegando. Gli altri sono stati poi protagonisti della lotta per le altre posizioni. Lui se n'è andato indisturbato senza faticare più di tanto. Invece fatica come in questa gara 2, nonostante i giri record che si susseguono, e ancora in settima posizione con qualche meno di 5 minuti e più i canonici due giri per recuperare posizioni. Andrea Cervellin è sempre sesto, ma lo spazio l'abbiamo visto inquadrato in lontananza, la maglia numero 73 di Pierfilippo Bertuzzo non è poi così lontana. Si è accorciato ulteriormente il distacco tra il pilota veneto ed il pilota emiliano, numero 73 Bertuzzo, che ora va a curvare nella curva Sport Television per poi presentarsi sulla linea sul rettilineo di traguardo di partenza e di arrivo. Eccolo Pierfilippo Bertuzzo, il tempo del giro precedente 2.03.1, ora andiamo a vedere il record sul giro, ora 2.05.4 a questo passaggio per Pierfilippo. Andiamo a vedere se è aumentato o diminuito il suo vantaggio nei confronti di Beggi, che ha girato a 2.03.4 e ancora ha ridotto, gli sta rosicchiando un secondo e mezzo al giro. E attenzione, i secondi che sono importanti. Uno sguardo dietro Alessandro, che è arrivato, Alessandro Lupino sesto con un 2.01.3, quindi prende gli altri 5 secondi di media al giro, e probabilmente lo vedranno arrivare presto. E allora andiamo a vedere quant'è lontano dal vertice. 24 secondi dal vertice diventa difficile, assolutamente direi un'impresa titanica, sì, però è a 15, ma è a 9, è a 9, sì, dal terzo è a 9 posto, dal terzo, è a 9 posto, terzo quindi, posto, quindi sì. Sì, e d'altronde non può che essere così, mentre inquadrato bravissimo, veramente bravo, e Davide De Bortoli, il fratello maggiore Michele, è stato bravissimo nel minicross, poi purtroppo un gravissimo incidente lo ha tolto dalla scena del motocross, ha continuato a girare, continua per divertimento ad andare in moto, ma ha lasciato l'onore della famiglia De Bortoli nel mondo del motocross nelle mani di Davide. Anche lui un po' sfortunato, ma un ragazzo bravo, metodico, educato e grande lavoratore che sta mettendo... Il lavoro sta pagando, sì, il lavoro assolutamente, sta pagando. Attenzione, perché stesso discorso che abbiamo fatto per la MX2, sono gli ultimi momenti e la gara diventa veramente difficile. Chi avrà dosato bene le forze durante la manche probabilmente riuscirà a fare anche una piccola differenza proprio in questi due minuti più due giri che mancano alla bandiera scacchi, quindi vedremo se i piloti saranno in grado ancora di gestire le situazioni. Gestione ottima per Beggi, che lo vediamo sempre più grintoso, sì, uscire dalle curve con vera cattiveria, perché probabilmente vorrà recuperare ancora terreno. E intanto la sovrimpressione ci fa vedere come Lupino sia già alle spalle di David Ciucci nel giro precedente, quindi e ora il monitor probabilmente ci indicherà che Ale è già passato, come era facile prevedere, ed è andato a guadagnare la quinta posizione alle spalle di Matteus, sì, è ancora un giro ottimo per lui, il 2.02, quindi miglior giro di quelli dei piloti di vertice, e comunque guadagna ancora terreno. E David invece retrocede sesto con Cervellin che lo sta avvicinando, e con Marco Madì altrettanto veloce alle spalle, mentre gli altri ormai sono tagliati fuori, perché i tempi sul giro che abbiamo sul monitor MGM Timing ci mostrano come non potranno sicuramente andare a recuperare. Intanto Ale Lupino, la maglia Bordeaux o Amaranto che dir si voglia delle Fiamme Oro, del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, squadra in cui è entrato quest'anno, come è entrato nelle file del team Asso Motor Honda Red Moto, che ce lo fanno riconoscere, il numero 77, è ritornato al suo numero storico, sì, lo aveva abbandonato, sì, per un 300
da spartano è tornato per un 300 e per l'8, ricordiamo, per l'8, le memorie, esatto, del caro amico Andrea Antonelli. Antonelli, quindi Alessandro aveva scelto il numero 8, quest'anno ha deciso di ritornare al vecchio numero 77, che era quello che gli ha segnato il nonno al suo inizio di carriera. Esatto, esatto, questi ricordi per Ale Lupino. Nel frattempo ha guadagnato la posizione ed è già allora in quarta piazza. Poi vedremo al passaggio qui sul finish line quale sarà il suo distacco da recuperare in questi ultimi secondi, il tempo che sta per scadere. Mancano 15 secondi, quindi probabilmente al passaggio di De Bortoli ci sarà il cartello. E Luca Noce che ci ripropone il momento, il sorpasso, direi. Attenzione, perché no, mancano tre giri al termine, perché per 7 secondi è passato proprio in questo istante, l'abbiamo visto proprio dalle finestre della tribuna stampa che ci ospita, è passato De Bortoli, quindi ancora tre giri al termine. E allora, intanto Hirt si volta a controllare quanto siano lontani i piloti alle sue spalle, ma può stare assolutamente tranquillo visto che David Ciucci è molto lontano, con invece Ale Lupino che è già in quarta posizione, ancora un 2-0-1-3, è in maniera più assoluta e migliora ulteriormente, abbassa ulteriormente il suo tempo. E andiamo a vedere, con ancora tre giri da percorrere, davanti a lui c'è Beggi, 8 secondi, anche in questo caso la vedo dura per Ale, nonostante sia più veloce neanche tanto, perché Beggi gira 2-0-3, un secondo più lento di Lupino, quindi sicuramente gestirà il suo vantaggio Christian Beggi, che nonostante l'errore è in terza posizione, e nonostante l'errore però è a 1 secondo e 8 di ritardo da Pierfilippo Bertuzzo, quindi potrebbe accendersi la lotta in questi ultimi due giri. E prontamente ci ascolta Luca Noce, che va ad inquadrare con spingendo i tasti giusti sulla regia per farci vivere questi ultimi due giri e mezzo, l'inseguimento ormai che sta per concludersi da parte del numero 55 Christian Beggi, qualche doppiato che per il momento non ostacola fortunatamente la lotta per la seconda posizione. Questo è un punto veramente critico, i canali profondi che vanno a strisciare, qui ci sarà stato l'urlo sì, sicuro, sì, sì. Si è capito da come si è girato veloce il pilota doppiato, si è spaventato, esatto, ma sì, oh, sì. È così, sì, ma è giusto che sia così, è anche una segnalazione per evitare problematiche, non per altro, quindi il pilota che è più veloce si fa sentire veramente nel momento in cui può, quando la moto è instaccata, quindi il rumore è minimo e le urla arrivano. Qualcuno ha detto visto che è maleducato. Da parte mia invece assolutamente si fa, e io quando ero un pilota della mutua lo facevo per cercare di superare quelli davanti a me. Fermarsi e chiedere permesso non è il caso. Abbiamo visto in MX2 come si supera e come si lotta come per una posizione, come si chiude la porta. Assolutamente. Comunque, due giri al termine. E questo è importante perché c'è un Beggi mai domo, è una citazione classica della lingua italiana, che continua a spingere ad avvicinarsi. Attenzione, perché comunque Lupino 2-0-0, 4 secondi a Beggi, a Bertuzzo, 7 secondi a De Bortoli, quindi mancheranno pur due giri, però sì. Non lo so, 2-0-0, si è portata 4 secondi da Beggi, e un Beggi che ora girerà sicuramente più lento. Bertuzzo sbaglia, non era in traiettoria, ha proprio sbagliato Bertuzzo, e Beggi ripassa, e Beggi è incredibile. Passano gli anni e rimane grande protagonista nonostante tutto, ora riproposto, no ha sbagliato, la traiettoria era assolutamente pulita per Bertuzzo, quindi un suo errorino che però gli costa 40 punti se non vado errato, perché lascia la seconda posizione a Christian Beggi, 170 contro i 210 della seconda piazza. E attenzione, perché dietro c'è un Lupino che continua ad essere il più veloce in maniera direi quasi imbarazzante, sì, per gli altri 4 secondi dalle persone, addirittura 7 da De Bortoli, che sta amministrando, attenzione De Bortoli, giustamente sta amministrando, ci mancherebbe altro ma ho intravisto una maglia rossiccia alle spalle di Bertuzzo, che ha mollato completamente. Ora dovranno essere bravi in pit lane a dare l'indicazione giusta a Pierfilippo. Li vediamo ora lontani, l'inquadratura non è abbastanza larga però per farci vedere Lupino, di conseguenza questo ultimo giro che sta per iniziare probabilmente non cambierà le sorti, ultimo giro che inizia in questo momento. Arriva Davide
arriva Davide De Bortoli al comando, l'ultimo giro da percorrere, due minuti poco più per il pilota veneto. Enzo ci lascia per il momento per fiondarsi a sentire le opinioni di questi piloti che stanno ancora gareggiando. Poi il podio, poi il paddock live show per sentire e vedere i volti di alcuni dei protagonisti di questa giornata. Nel frattempo il numero 3 De Bortoli che continua indisturbata al comando, 8 secondi di vantaggio alle loro spalle. Intanto non è cambiato nulla, no, è cambiato perché Lupino l'ha rifatta, è scivolata per Ale Lupino, attenzione, non è transitato, stava forzando troppo evidentemente il pilota viterbese e è transitato in ottava posizione. Oh, ci sta, chi non rischia non ha la gloria, in questo caso ha rischiato ancora, ha perso posizioni, ma nessun problema, l'importante è che sia in sella in ottava posizione Ale Lupino. Ma davanti a tutti, grande, veramente una grandissima gara, la Honda del team Veneto, come lui Veneto, del team di Massimiliano Massignani, un altro ex campione italiano parecchi anni fa, il giovane team manager Veneto che da anni ormai nella sua squadra, il vincitore, chi si sta prestando a vincere questa manche della classe MX1 che si avvia alla conclusione. Ma poi ritorneremo, come detto, in collegamento diretto dopo il paddock live show alle ore 17:10 per seguire la gara del trofeo supercampione. Quindi sicuramente ancora un pomeriggio ricco di spettacolo qui da Faenza con il campionato italiano motocross. Sta passeggiando praticamente, ma è assolutamente giusto così, il numero 3 che si appresta a percorrere gli ultimi metri. Tra poco imboccherà l'ultima curva e la bandiera scacchi che gli sventola in faccia, il gesto è moderato ma di soddisfazione. Beggi si volta a controllare Bertuzzo che ha alle sue spalle, che era stato quasi ripreso da Matteo Zirt, quindi Christian Beggi secondo, terzo Pierfilippo Bertuzzo, la quarta posizione per Mateusz Hirt davanti ad Andrea Cervellin. Bravissimo Andrea, veramente ci fa piacere rivederlo là davanti, lui che è stato un ex campione un po' sfortunato in queste ultime stagioni. Poi Marco Maddi chiude in sesta piazza e arriva alle spalle di David Ciucci anche Ale Lupino, che oggi direi che ha misurato parecchi tratti del tracciato. Nonostante, dai, una ottava posizione per Alex, ci sta assolutamente, suo il record sul giro con una prestazione veramente significativa, 2:00:629 hanno assegnato veramente il solco profondo con le prestazioni, con le migliori prestazioni di tutti gli altri, il più vicino a 2 secondi, per cui grande, grande, bravo Ale. Bravo Albertoni che è nono, ancora nella top 10, bravissimo Nicolas Gipponi che si piazza lui in decima posizione, ha rimontato invece Samuel Zeni. Mentre io scorro la classifica sul monitor, la regia ci ripropone i passaggi più spettacolari, più insidiosi del Monte Coralli con Enzo Tempestini pronto a sentire chi è con lui. Grazie Giancarlo. Davide De Bortoli, una manche praticamente perfetta. Sì, beh, meglio di così non potevo andare, sono uscito per il primo anche questa manche. All'inizio avevo Filippo un po' che spunciava, dopo ho preso il mio ritmo, sono andato via, dopo ho gestito la manche e è andata benissimo. Abbiamo visto scendere a piedi, gli altri hanno accusato un pochino la fatica, sembri a posto, come sono le condizioni tue in vista anche dei prossimi impegni? Diciamo che non mi aspettavo di tenere la manche così perché ho avuto un infortunio un mese fa e prima di questa gara sono riuscito a fare solo 2 allenamenti, quindi sinceramente pensavo di arrivare qua e crollare. Invece già ho abbastanza sciolto, ho tenuto il ritmo e insomma sono riuscito a finirla abbastanza bene. Bene, ti ricordiamo che comunque non è finita qui perché c'è un'altra manche, quindi devono recuperare in fretta le forze, quindi grazie a Davide De Bortoli e in bocca al lupo per la finale. Grazie a voi, ciao. Allora grazie Enzo, torniamo naturalmente ora in attesa di vedere il podio, poi dovremo avere il primo break pubblicitario della giornata, ma dovrebbero tra pochissimo essere ancora in onda, dovremmo essere ancora sul monitor con
gli highlights sul monitor e non solo, sugli schermi di Sport Television, ancora per vedere il pubblico di Faenza, ed eccolo, eccolo gli highlights, la fase di partenza, questa volta nessun indugio per Davide De Bortoli, che all'esterno spalanca prima di tutti l'acceleratore, esce ora la scivolata di Beggi proprio mentre si apprestava ad attaccare la prima posizione nelle mani di De Bortoli, poi arriva Ale Lupino inquadrato nella sua corsa a gambero, avanti indietro, qualche problemino per lui, e la bagarre ora invece con l'attacco e la posizione guadagnata e superato Bertuzzo, e con la vittoria per Davide De Bortoli. Dopo la prova fonometrica, che probabilmente non cambierà la classifica, gli anni scorsi qualcuno ha pagato pegno, c'è un limite massimo, un tetto massimo da non superare, e c'è stata un po' di discussione, ma anche in questo caso ci sono delle regole, vanno rispettate, la prova fonometrica. E con Enzo Tempastini nuovamente dal pit lane o dal podio, boh, vedremo. Sì Giancarlo, siamo sotto il podio, diamo modo a Christian Beggi di recuperarsi un pochino al volo, due manche un po' alternate, la prima qualche problemino, la seconda invece un po' molto molto, molto meglio. Sì, la prima sono scattata anche male, comunque ero già quarto, solo che ho sbagliato, anzi sono arrivato un po' troppo veloce in un canale e sono caduto, quindi ho fatto fatica a tirare sulla moto che era nel fango e ho finito decimo. La seconda sono partito, diciamo, bene, primo, ma ha passato De Bortoli. Dopo, niente, ero lì, solo che sono riscivolato in una curvina, rischio del mestiere. Comunque sono riuscito a recuperare, penso ho fatto secondo in questa manche, sono contento. Ringrazio tutti, comunque, moto nuova, sono passato alla Yamaha, del team SM Action, dell'RZ Moto, e sono soddisfatto, dai, come prima gara. Ha detto tutto, ma no, forse magari la situazione nuova del campionato, non te lo ricordi che abbiamo anche un'altra manche, attenzione. Sì, il mio problema, perché ormai è un po' di anni che corro, sono sempre stati i tempi e le partenze. Per le manche penso che sono a posto, comunque anche questa ho spinto, ma ho tenuto bene, quindi spero che di andare bene. Va bene, allora aspettiamo la supercampione, grazie Cristian, e a te la linea Giancarlo. Sì, grazie, ora dovremmo avere la premiazione veloce per i primi tre, e poi dopo gli highlights appunto che abbiamo seguito, podio, e poi andremo al talk show nel paddock, dove ad aspettarsi ci sono già degli ospiti che poi conosceremo quando saremo lì in postazione per riempire gli ultimi momenti della diretta, poi avremo la pausa e il rientro in diretta alle ore 17.10. Sport Television, la TV del motocross, ormai in questi ultimi mesi, anche nella chiusura della scorsa stagione, grande spazio dedicato a questa specialità, che continuerà poi il primo di maggio da Policoro in Lucania per la quarta prova del Super Mare Cross, e poi nel weekend subito successivo, 2-3 maggio, Montalbano Ionico per il secondo round della stagione 2015 del campionato italiano MX1-MX2. Grande sforzo per FX Action di Daniela e di Roberto Bianchini, che stanno adoperandosi per diffondere nel migliore dei modi, nella maniera più spettacolare, questa specialità, e noi diamo voce a questo sport spettacolare, stupendo e veramente incredibile su questi schermi, Sport Television protagonista. Ed eccolo il podio con la Bertuzzo, comunque sorridente, comunque felice per quanto è riuscito a fare nonostante tutto, qualche problema con la radiocamera, ci sta, è una zona particolarmente lontana dalla regia, quindi ci sta assolutamente la seconda posizione, che come abbiamo detto per Christian Beggi, ed ecco invece ritornano live i protagonisti con la posizione centrale per il vincitore Davide De Bortoli, tutti e tre sorridenti, ma ora dovranno riposarsi. Allora ci siamo, io do la linea alla pubblicità, anche perché nel frattempo di corsa raggiungerò il talk show nel paddock. A tra pochissimo.